Buongiorno a tutti da lasciolamanica.com. Andiamo oggi a ripresentarvi un mazzo di carte che avevamo già recensito molto tempo fa, che per un periodo di tempo non è più stato in vendita, ma a grande richiesta andiamo a ripresentarlo, e con gran piacere, perché questo mazzo è stato il mio primo grande amore tra i mazzi di carte, il primo mazzo di carte non standard che ho avuto per le mani ormai parecchio tempo fa. Dream Under the Sun, prodotto in America e caratterizzato da questo colore bordeaux scuro con delle scritte di una particolare tonalità di rosa, molto evocativo, molto bello a vedersi, grafiche veramente eccezionali che ora vado a mostrarvi un po' alla volta. Partiamo con il dorso delle carte, questo riprende il colore dell'astuccio. Vi è una bella composizione al centro e una particolare sfumatura del bordeaux della carta verso l'esterno, verso questo bordino bianco, molto elegante, fine. Per quanto riguarda gli assi, qua si può già vedere quello che sarà la caratteristica del mazzo, il fatto che gli indici sono sfumati, molto minuti, e i simboli all'interno della carta sono ridisegnati un po' più piccoli del normale, però molto chiari, molto visibili in ogni caso. Partiamo dall'asso di quadri, quello di picche, i cuori leggermente bombati e poi ovviamente lo splendido asso di picche. Questo asso mi ha fatto innamorare di queste carte, tanto che lo utilizzo come simbolo del canale, ed è la sovrapposizione sfumata in bianco e nero dei quattro simboli classici delle carte, le picche, i fiori, i quadri e i cuori, uno sovrapposto all'altro a formare questo splendido capolavoro, l'asso di picche più bello che io abbia visto in tutti i mazzi che ho recensito fino ad ora. I due Joker riprendono il colore bordeaux del mazzo, c'è la scritta Dream in corsivo con vari ghirigori di sotto, il sole che nasce alle spalle e si nota anche qua, come in tutti gli indici, una sfumatura sulla scritta Joker. Dunque, dicevamo, la disposizione dei semi è classica, anche se, come ho già detto, i simboli sono stati ridisegnati, vedete anche le picche leggermente bombate rispetto al solito, i fiori, i cuori, i quadri molto piccolini. La particolarità di avere indici così piccoli è che per un ventaglio o per una stesura, un nastro, vengono molto comodi perché sono particolarmente visibili anche con un minimo di scostamento delle carte. Le figure, qua ce ne sarebbe veramente parecchio da parlare perché sono veramente belle. Le figure sono fatte in questa maniera, non è un problema di messa a fuoco, sono proprio sfumate di loro. Sono fuori fuoco tutte le facce, le figure, quelle rosse proprio portano il calore così sfumato verso l'esterno, tranne ovviamente sui simboli che balzano fuori dalla carta proprio. Come potete vedere, le carte rosse veramente molto belle, le carte in bianco e nero, quelle di picche, quelle di fiori, anche in questo caso ha un solo colore, monocromatiche, veramente veramente evocative, bellissime a vedersi, uniche finora a presentare grafiche così a tema, così centrate, come se fossero dietro una coltre di nebbia, proprio come se ti fossi appena svegliato da un sogno. Carte oniriche quasi. Si completa il mazzo con due carte gaff molto utili, una faccia bianca e una doppia faccia che presenta un 6 di cuore da una parte e il nostro magnifico asso di picche dall'altra. Questo è il mazzo, come al solito in vendita su lasciolamanica.com, vi lascerò i link in descrizione e a fine video che vi porteranno dritti dritti sul mio store nel caso vogliate proseguire l'acquisto. Non è un mazzo molto costoso, però veramente bello, piacevole a tenersi in mano, di alta qualità, duraturo anche, devo dire, carte fini adattissime al gioco da tavolo. Questo è tutto, spero vi sia piaciuta questa recensione, nel caso mettete un bel mi piace alla fine del video, per cui ragazzi vi saluto, vi ringrazio e alla prossima!